Come sta? Ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, Sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Ed eccoci qui. Incredibile. Benvenuti in questo nuovo episodio di 4 chiacchiere in padella a tema wrestling. Andiamo da Sus. Ed eccoci qui, salve a tutti, io sono sempre il vostro Sus e niente, siamo qui per parlare per il wrestling, ecco. Come va Sus, tutto bene? Sì, insomma, sta tutto bene e sono contento. Oh, ecco, perché Sus è contento oggi? Sono contento perché siamo arrivati a 2 iscritti, anche se in realtà ci siamo arrivati già da qualche giorno, e soprattutto sono aumentate le visual, quindi bravi ragazzi, succhiate, ecco, no, non si dice succhiate anche ai ragazzi che visualizzano i video, quindi bravi ragazzi, no, stavo dicendo succhiate, però no, tranquilli, non dovete succhiare, fatelo in privato, quando vedete i nostri video, guardate i video senza farlo, ecco, così almeno fate i bravi ragazzi, e noi vi ricordiamo sempre che noi siamo sempre il Youth Champion, sì, io sono il Godo Champion, mamma mia. Avete visto che bella quella struttura che regge le nostre cinture incredibili? Wow. Dunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, vero Sus? Sus, tutto, mi ero distratto, sì, tutto, ciancio bande. Ecco, bravo Sus. Oggi parleremo del, anzi no, no parleremo, questo sarà il secondo video a tema wrestling, visto che il primo è andato così bene, e vogliamo vedere se vi piace che parliamo di wrestling, bravi ragazzi, mamma mia. Oggi parleremo di NXT Deadline e di Ring of Honor, l'ultimo pay-per-view del 2022. E più delle news incredibili che sono successe per quanto riguarda NXT. Cazzo, è successo un casino in NXT, quindi sembra fatta apposta che noi abbiamo registrato il video una settimana dopo ed è successo tutte queste cose incredibili. E io sto ballando aprendo i PDF, incredibile, vero Sus? Sì, povera Mandy Rose, mo ne parliamo di quello che è successo a Mandy Rose. Mannaggia WWE. Ecco, infatti, bravo Sus. E quindi niente, apriamo il PDF e ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui, incredibile, con i nostri PDF sempre pronti, caldi e sfornati dal nostro cameraman che scrive anche i PDF, perché altrimenti ci possiamo scordare le cose e non vogliamo dire cagate. Già ne diciamo tante, vero Sus? Sì, però mi sono stancato di rimanere sotto e lei vola, mannaggia. Però Sus, che è triste perché lui rimane, i Sus non possono volare, mannaggia. Ho capito, sua maestà, ma io voglio volare anch'io. E Sus, se non ti puoi, non puoi volare, ti posso portare in braccio. Ho paura dell'altezza. E allora Sus, devi rimanere qui, mannaggia. Dai, ogni tanto ti vengo a fare compagnia, allora vogliamo. Allora, eccoci qui. Allora, parliamo un attimo di NXT e poi parleremo di Ring of Honor. Allora, il pay-per-view, questo tra l'altro spoiler, sono cose successe più di 10 giorni fa, quindi le saprete tutte, però insomma, confido che vi piace come raccontiamo le cose noi, incredibili. Allora, partiamo. Il pay-per-view che c'è stato della NXT, scusate, ho fatto un movimento di bacino incredibile, mi stava per zompare un'anca. Allora, NXT Deadline incredibile, questa è la prima volta che vediamo un pay-per-view del genere in NXT. Tra l'altro abbiamo messo le cinture così, dietro, sul nostro database, perché fa più figo. Comunque, allora, NXT Deadline, allora Sus, parlaci un pochino di qual è la feature incredibile di questo pay-per-view. Wow! C'è la prima volta che è stato fatto questo tipo di challenge che si chiama la Iron Survival Challenge, e poi mi fermo. Ecco, bravo Sus. Comunque, che cos'è questa challenge incredibile che hanno fatto pure vedere Shawn Michaels che raccontava, abbiamo preso un pochino di quella, abbiamo preso un po' di quella, insomma, praticamente la challenge in sé sembra una fusione tra, ve la ricordate, la Championship Scramble, quella roba che facevano nel 2008, Survival Series, vi ricordate quella roba che in un evento ci avevano ficcato quella per il WWE Champion, World Heavyweight Champion, ECW Champion, insomma, quell'evento dove vinceva chi schienava di più, ve lo ricordate? Ecco. Hanno preso un po' di quello, ma hanno preso la cosa della gabbia, l'hanno presa, ve lo ricordate? Come faccio a vedere? Impact, te lo ricordi Sus? Impact. Sì, DNA, quella roba con il coso delle montagne. Ecco, però non è lo Yeti, ma era il King of the Mountain, che era quella roba che faceva Jeff Jarrett. Ve la ricordate? Quell'affare che c'era la cosa in alto, che dovevano salire, e ogni tanto chiudevano un tizio in gabbia. Ecco, hanno preso pure la cosa di quello della gabbia.
E poi niente, poi il resto è un match normale, puoi fare i pinfall, puoi fare le submission incredibili, però qual è la feature praticamente? Iniziano due lottatori incredibili, manco fossimo in un Elimination Chamber incredibile, e ogni 5 minuti entra uno stronzo, no scusate, entra un wrestler, non lo so, mi è uscito stronzo, scusate, sus. Vabbè no, no parolacce, ecco bravo sus. No, volevo farti una carezza sus, non è venuta, beh insomma sta, però mi faccia le carezze, tieni mi offendo, ecco ragazzi, molto bene, ecco. E quindi ogni tanto entra, ogni 5 minuti entrano, e sono 5, erano 5, Cameron conferma, sì erano 5 infatti, scusate, e niente, quindi continuano a lottare incredibile, e ogni volta che uno fa un punto, e c'è lo score sotto con scritto tizio ha fatto un punto, tizio ha fatto un punto, e tizio ha fatto un punto incredibile, chi fa più punti vince, e vale tutto, questa è la cosa. Però qual è la chicca incredibile? La chicca è la gabbia che vedete che sta tipo a fondo del ring incredibile, è che ogni tot tempo entrano ogni tot e fanno schienamenti, pinfall e tutto quello che vi pare, insomma si massacrano tutti quanti. Però la chicca qual è? Che chi prende il pinfall, la sottomissione e tutto quello che c'è, succede che poi viene ficcato nella gabbia per 90 secondi. Quindi insomma, se vieni schienato perdi due volte, perdi il punto e perdi pure 90 secondi che puoi recuperare perché vieni messo nella gabbia incredibile. Ok, più o meno dovrebbero essere tutte le regole, speriamo di non aver detto cagate, no, dovrebbero essere tutto quanto. Scusate, è l'emozione incredibile. Comunque sì, Cameron confermaci, ma dovremmo aver detto tutto. Insomma, entri, fai quello, e se fai quello finisci la gara. Vabbè dai, non è difficile, ecco, ok, andiamo avanti. E quindi queste erano le regole per quanto riguarda, diciamo, il match, la feature, manco fossero War Games, di questo pay-per-view incredibile. Però passiamo agli incontri incredibili. Tra l'altro volevamo dire del pre-show, ma ce lo siamo scordati, e quindi lo mettiamo in editing incredibile. Tanto erano solo due incontri, e niente, beh, erano due incontri abbastanza del cazzo, scusate. Però, perché ci siamo confusi con il pre-show della Ring of Honor, che è il pay-per-view che adesso diremo dopo, e quindi lo mettiamo in editing camera, metti i due incontri femminili e quello maschile. Comunque, incredibile. Partiamo dal primo incontro incredibile! Che è Roxanne Perez, e tra poco ne parleremo di questa signorina, che ha sconfitto nell'Iron Survival Challenge femminile, che ovviamente chi vinceva si prendeva una title shot per il titolo femminile, per i maschi, ovviamente, insomma, per il titolo maschile, che c'ha Bron Breakker sus. Eh sì, lo Steiner. Che faceva parte della famiglia degli Steiner incredibili. Roxanne Perez ha sconfitto incredibile Cora Jade, che tra l'altro è la fidanzata di Darby Allin, salutiamo Darby Allin, Chiara Anna James, che è molto underrated, non è terribile, cioè ovviamente insomma, rispetto alle altre forse si deve continuare a allenare, però è una brava ragazza. Zoe Stark, mamma mia, Zoe Stark, villain, perché è tornata ill, è diventata cattiva, vero sus, è ragazzaccia, è diventata cattiva e ha attaccato Nikita Lyon, che può sedersi su di noi quando vuole. Mamma mia, Nikita Lyon, mamma mia, insomma, sta non venga di gioia. E c'è ragione, sus, mannaggia mio, quando parlo di Rhea Ripley e di Nikita Lyon, il vostro scheletro impazzisce, però fa impazzisce, mamma mia, vero sus. Sì, pure io impazzisco, ma non posso ruotare perché non ho le mani, mannaggia. Sus, puoi ruotare nel vasetto. Allora ruoto anch'io. Ok, scusate, però quando si parla di gnagna ogni tanto impazziamo, scusate. E poi c'è Indy Hartwell, ve la ricordate Indy Hartwell, quella del tutto il feud con Dexter Loomis, ve lo ricordate? No, Cameron, non devi fare tu di sito, devi fare il pubblico, mannaggia Cameron. E quindi ha vinto Roxanne Perez. Allora, questo incontro com'è stato? Beh, ci è piaciuto di più quello maschile, non per dire niente. Però diciamo che quello femminile è iniziato un po' più slow. Poi, per carità, è partito subito con il pinfall per quanto riguarda di Zoe. E poi è arrivata la Roxana, che ha fatto ovviamente l'underdog della situazione. E alla fine ha vinto lei per due punti. Gli altri sono rimasti tutti quanti a uno, tranne uno che mi sa che era Kiana James, che è rimasta a zero. C'era una di queste ragazze, non ha fatto neanche un punto. Mi sa che Kiana James, lo mettiamo in editing incredibile. E niente, ripeto, insomma, il match è stato quello che è durato parecchio abbastanza. Però diciamo che quello maschile ci ha fatto un po' più di ansia, perché ci sono stati degli spot assurdi. Poi ne parleremo di Axiom, che si è quasi rotto il collo nei primi due minuti di incontro. E niente, Cora Jade, chi speravi vincesse? Io pensavo Cora Jade, mannaggia. Sì, infatti non ce l'aspettavamo che vincesse Roxanne Perez, perché aveva già avuto un'occasione di vincere contro Mandy Rose, aveva perso. E quindi noi non ci aspettavamo che vincesse Roxanne. Pensavamo Cora Jade, a massimo Zoe Stark, che poi batteva Mandy Rose, e c'era tutto il feud fichissimo tra la nostra Nikita Lyon, mamma mia, e Zoe Stark, che stanno pure feudando, no? È strana sta cosa, molto sus. Però che è successo? E ora vi diciamo la news, che non ci doveva essere nel video, ma l'abbiamo registrato in ritardo, e casca a fagiolo, vero sus. Anzi, casca a Mandy, mannaggia. Che è successo? Scusate, ho fatto un acuto incredibile che si è sentito in tutto lo stage. Che è successo? Che nella puntata di NXT della settimana scorsa, incredibile, Roxanne Perez ha avuto il suo incontro con Mandy,
e ha sconfitto Mandy, concludendo il suo incredibile regno di 400 e passa giorni. Noi non ce l'aspettavamo mai nella vita, perché insomma speravamo che la battesse qualcuno insomma con un minimo più di carisma, che potevi buildare. Per carità, Roxanne Perez c'ha 23 anni, insomma c'ha tempo di diventare una star, però diciamo Mandy l'apprezzavamo particolarmente. Però che è successo? Che è successo? Che poi il pomeriggio dello stesso giorno Mandy è stata licenziata dal WWE. Infatti, e abbiamo detto, ma porca puttana, come, che cosa ha fatto sta povera Crystal? La sera prima era campionessa e abbiamo scoperto che è stata licenziata, insomma, queste cose bisognerà indagare, perché, a parte la prima cosa che avevano detto, è perché lei sposta dei contenuti un pochino troppo hot su una piattaforma che non è OnlyFans, c'è cioè un nome stranissimo, la mettiamo in editing, è incredibile perché non la conoscevamo. E Cameron, tu la conoscevi, birbante Cameron, che fa le cose su OnlyFans, incredibile. E è stata licenziata e ci è dispiaciuto tantissimo. Poi però abbiamo scoperto nei giorni dopo che oltre a questo ci sono tutto il fatto che lei faceva ritardo, che aveva una condotta non ottima nel backstage, incredibile. Però ci dispiace tantissimo, Mandy si era rifatta il personaggio incredibile. Poi c'aveva Toxic Attraction, che erano quelle due belle pupe, e ci piacevano tantissimo. Mannaggia, ve lo so, mannaggia WWE, che pensa ai soldi e non alle preste. Vabbè, però se devi pensare che tu quando firmi contratti incredibili devi rispettare un personaggio. Ma noi l'abbiamo visti, diciamo, i video che, insomma, le foto che girano sul web di Mandy, non è che, insomma, c'è molto di più, insomma, perché sono un paio di tette, però, insomma, per carità, però capiamo che... E quindi abbiamo perso Mandy, e quindi Roxanne è la nuova campionessa di NXT, incredibile, e probabilmente fiuderà con Zoe Stark, incredibile. E mi avvicino un po', perché altrimenti non vedete un cazzo, giustamente. E quindi niente, quindi questa era la news incredibile. Poi, mi pare che abbiamo detto tutto, Cameron, confermaci, però. E quindi vedremo che succederà. Però ci dispiace per Mandy. Noi avevamo detto che voleva andare nel main roster incredibile con Toxic Attraction, e invece niente, mannaggia. Poi incredibile, secondo incontro incredibile, Isla Dawn sconfigge Alba Fire. Vabbè, match abbastanza slow. Alba Fire la preferivamo quando era in NXT UK, con quella sua gimmick incredibile, che aveva pure il nome diverso. Cameron, mettici il nome di lei in NXT UK. E niente, la gente si è lamentata di questo incontro perché è finito con una cosa un po' spooky, con l'arbitro, insomma, cose strane spooky. Però non capiamo, insomma, vi siete sorbiti Alexa Bliss nella gimmick The Fiend 2.0, che faceva robe spooky. Te lo ricordi spooky? Sì, insomma, mi ricordo anche l'incontro tra Alexa Bliss e Randy Orton, dove lei l'ha sconfitto sedendosi sul suo, insomma, facendo quella posizione un po' ambigua, un po' sessuale. È vero che poi la moglie di Randy Orton si era pure incazzata dicendo: ah, come permettete, insomma, è mio marito, insomma, l'avete fatta sedere, insomma, nella posizione, vabbè, ci dissociamo. E quindi Isla Dawn si porta la gimmick della strega incredibile, insomma, vediamo che succede. Insomma, non ci ha entusiasmato questo incontro. Poi questo ci ha fatto dire: New Day hanno sconfitto i Pretty Deadly e sono diventati il primo tag team della WWE che vince SmackDown, Raw e NXT Title. Incredibile. No, abbiamo detto una cagata. No, in realtà no. Eh sì, mi sa che è il primo, il trittico di title, incredibile. E non ce lo aspettavo, perché noi, a parte che la WWE sta puntando parecchio sui Deadly, Pretty Deadly, Pretty Deadly, vero? Pretty Deadly, che per carità, insomma, sono simpatici, però insomma, però non è che sono il miglior tag team della WWE, però insomma, cioè, match simpatico, carino lo spot che col tributo a Eddie Guerrero, dove si sono buttati così tutti quanti, è stato simpatico, molto molto simpatico. E a New Day ha vinto, inaspettato, e vedremo che combina il New Day. Fateci vedere un bel incontro tra i New Day contro i Creed Brothers, potrebbe essere un match simpatico. E poi il main event, no, ho detto una cazzata, no, è vero, no, scusate, no, ho letto male, scusate. Emozioni incredibili. Poi c'è stato il secondo Iron Survival Challenge, e poi il main event Bron Breakker contro Apollo Crews. Ne parliamo adesso. Poi niente, c'è stato il secondo Iron Survival match maschile. Ecco, questo, insomma, ci sono delle cose che vogliamo dire. Intanto, ottimo incontro, un po' più sviluppato rispetto a quello femminile, più che altro perché se ne sono dati di tanta ragione. E vogliamo dire molto, ecco, all'inizio è stato un po' tragico perché c'è Axiom, diciamo chi c'è nell'incontro. C'è Grayson Waller, che ha vinto ovviamente. Poi c'è Carmelo Hayes, vero? Tanta roba, Carmelo, bravo. Poi c'è Axiom, il supereroe dei poveri. Poi c'è Joey Gacy, che è il Bray Wyatt, diciamo, dei poveri. E poi G.D. McDonagh, che era quello che una volta veniva paragonato al, come lo chiamiamo, la protégé di Finn Balor. Ve lo ricordate? Che infatti si somigliavano molto, e perché si conoscono pure, vabbè, insomma, vi ricorderete. E Grayson Waller ha vinto. Comunque parliamo un attimo di questo incontro. È iniziato terribile perché Axiom ha fatto un botch
incredibile, volando con un suicide e stava per morire con il collo spezzato. E ci siamo fatti incredibile e si è salvato, meno male. Quindi l'incontro è andato bene. Quindi, però, eravamo preoccupati che il match finisse subito. E una cosa che ci ha ippato parecchio è che hanno, madonna, hanno buildato Axiom come un toro praticamente. Eh sì, ha rotto il culo a tutti Axiom. Quindi, insomma, vediamo un futuro roseo per lui. Infatti, perché le ultime gimmick da supereroe non sono finite bene, anche se lui non è proprio un vero supereroe, però insomma, insomma, ci siamo capiti, insomma, speriamo che non fallisca. Ultimamente quelli con le maschere falliscono tutti in WWE, quindi insomma, vediamo che succede. E poi niente, l'altro che è stato pompato tantissimo è Joey Gacy, che è entrato, via, tre punti così, megoglioni, però eh sì, infatti ha rotto il culo a tutti anche lui, però alla fine Grayson Waller ha vinto sfruttando, mannaggia, un pinfall che non era per lui. Infatti, quindi probabilmente vedremo un incontro incredibile tra Grayson Waller e Bron Breakker, ma anche contro Carmelo Hayes, che è abbastanza incazzato che gli ha rubato il pinfall. E niente, per il resto bel incontro. E poi main event incredibile, Bron Breakker contro Apollo. Insomma, abbiamo visto, poteva andare meglio, insomma, Apollo, per carità, è uno dei migliori match che Apollo ha fatto negli ultimi tempi. Una cosa che ci faceva ridere è che in continuazione i commenti dell'incontro erano: oh mio Dio, gli occhi di Apollo si aprono, adesso diventerà cattivo. Ho capito, insomma, c'è già stato, diciamo, Evil Apollo e non è finita bene. Vi ricordate la gimmick che doveva, con l'accento africano, insomma, che aveva vinto il titolo intercontinentale? Insomma, non era una gimmick incredibile. E quindi Bron Breakker ha vinto, incredibile, e probabilmente verrà messo nel main roster. Chi lo sa se debutterà alla Royal Rumble? Chi lo sa? Secondo me tanti personaggi andranno nel main roster, come Von Wagner. È vero, Von Wagner, eppure Mandy Rose erano stati presi per il main roster, ma Mandy è stata licenziata e quindi non si sa che succede. Probabilmente Toxic Attraction andranno nel main roster. Mamma mia, Dolin. Insomma, stanno un commento, perché altrimenti dico cose troppo hot per questo video. Ecco, bravo Sus che rispetta le regole incredibili dei video. Bravo Sus, incredibile. Ma tu sei gli Youth Champions, ho capito, insomma, ma mi devo trattenere, altrimenti dico cose troppo esplicite. Mamma mia, Sus, quanto è carino, bravo Sus. E niente, abbiamo detto tutto. Insomma, NXT non male come pay per view, perché i vecchi pay per view di NXT erano molto meglio. Vi ricordate i match tra Sami Zayn e Nakamura, Finn Balor, Kevin Owens, insomma, quella Adam Cole, pure quelli, insomma, erano pay per view incredibili. Questa nuova NXT sicuramente era meglio di quella che sembrava Nickelodeon, che aveva fatto il buon Vince McMahon prima che se ne andasse. Ecco, poi in pensione Vince, perché è meglio. E concludiamo con l'ultima news a che fare con la WWE, che è Vince McMahon, dopo le ultime allegation di tutto quello che ha fatto con le donnine, che ha pagato le donnine per non dire niente, vuole tornare in WWE. Allora, con tutto rispetto, Vince, off dei coglioni, sei anziano, non ti vuole nessuno, vero Sus? È vero, tutti hanno detto che non lo vogliono Vince. Ora basta Vince, vai a casa. Ecco, bravo Sus. Quindi Vince, vai a casa e fai il nonnino di casa. Perché magari senza le badanti vicino, perché, insomma, meglio non metterti figure femminili vicino, però non abbiamo detto niente. Dissociamento, vero Sus? Ci dissociamo. Ecco, ruoto anch'io, ecco. E niente, taglio incredibile, passiamo a Ring of Honor. Wow. E eccoci qua, Ring of Honor Final Battle 2022. Questo è stato un pay-per-view veramente, veramente, veramente figo. Più che altro perché da quando la AEW ha preso Ring of Honor, noi eravamo un po' preoccupati. Mannaggia, che fanno vedere i titoli Ring of Honor praticamente tutte le settimane a AEW Dynamite. Però, insomma, Ring of Honor praticamente stava morendo, insomma. E questo pay-per-view ci ha ridato un po' di speranza, quindi partire agli incontri. Wow, Sus, fai bravo, rimango qua, bravo Sus. Partiamo dal pre-show incredibile, Jeff Cobb, mio padre, mio Dio, Jeff Cobb è qualcosa di assurdo, fatemi vedere Jeff Cobb contro Cesaro, mamma mia, che ha sconfitto Mascara Dorata, e salutiamo Mascara Dorata, e che devi fare, era abbastanza scontato, insomma, non aveva sperato. Poi, tag team incredibile, i Two Point, allora, vogliamo parlare un attimo dei Two Point, perché i Two Point sono buildati ultimamente parecchio come se volessero diventare qualche cosa di interessante, ne riparleremo il prossimo anno, perché Two Point contro gli Acclaim, anche se moglie e Clem stanno fiutando con Jay Lethal e Jeff Jarrett. Insomma, hanno riparato. Comunque hanno sconfitto Shinobi Shadow Squad. Vi ricordate? Questi sono abbastanza underrated, non è che li conosce nessuno. Comunque Cheeseburger ed Elisan. No, Isom, scusate, ho sbagliato la pronuncia. Mannaggia, queste pronunce incredibili, che il vostro scheletro incredibile sbaglio. Poi Willow Knight, che l'ha sconfitto Trish Adora. Willow non è male, ha questa gimmick abbastanza carismatica, lei è simpatica, potrebbe diventare lei contro Atina magari in futuro, che dici Sus? Beh, è una curvy girl
molto simpatica e carina. Ecco, bravo Suschia, approva. E quindi che ne sa. E poi i Top Flight, Dante e Darius Martin hanno sconfitto The Kingdom, Matt Damon e Mike Bennett. Ma poi scusate, a parte che c'era quella Maria Bennett, mamma mia. Ma poi scusate, ehi amici, ma voi non dovevate andare in WWE che c'era tutto il leak che dovevano essere in NXT, il gruppo di Bray Wyatt, i Six? È finita tutto così? Non è mai iniziato niente? Non lo sappiamo. Comunque hanno perso malissimo. Ecco qua, speriamo che il video non è venuto troppo lungo, altrimenti il camera non si arrabbia. Camera lavora e non rompere, vero sus. Lavora, ecco, bravo sus. Poi andiamo al pay per view, vero, perché quelli erano appunto, diciamo, il pre-show di Ring of Honor. Allora, incredibile, un tag team match incredibile tra Black Christian, vi ricordate Black Christian? E Air Fox, incredibile, che hanno sconfitto la fazione Ingovernable, mamma mia. Con questo spagnolo incredibile, sus, mamma mia. Ah, ma voi non lo sapete, ma nel Godoverse noi avevamo un collega del nostro gruppo che era bravo a parlare lingue spagnole e sudamericane. E lo salutiamo nel dubbio. Sì, lo salutiamo, anche se non vedrà mai questo video perché è rimasto nel Godoverse. Chissà, speriamo tutto bene. Comunque salutiamo il nostro amico incredibile che parlava tutto molto suadentes. Insomma, sta non crepita dalle risate. Vabbè, ho capito. Mamma mia, mannaggia. Poi incredibile, femminile Ring of Honor Women Championship, Athena sconfitto Mercedes Martinez. Meno male, perché insomma era ora Athena, da quando è diventata villain, madonna mia, una bestia, una furia, distrugge tutto, vero sus. Mamma mia, poi la Eclipse è una ottima mossa finale. Esatto, una stunner della terza corda, molto molto figo. E tra l'altro qui c'era un leak, pure qui ve li diciamo perché insomma sono cose che giravano, che Sasha Banks dovrebbe debuttare o per New Japan o per IDW. E c'era una battuta che Sasha avrebbe debuttato durante questo show, però insomma non è successo, insomma probabilmente debutterà per New Japan Pro Wrestling, quindi a Wrestle Kingdom, mamma mia. Lei contro una campionessa magari giapponese, di Stardom, vedrete, potrebbe essere. Poi, tag team match su Irving Glory, hanno sconfitto Shane Taylor e 3D Griffey. E tra l'altro qui c'è la scena simpatica di giustamente Kate Lee che si è rotto i coglioni e colpisce Swerve, quindi speriamo che si dividano perché vogliamo Kate Lee in singolo, vero sus, mamma mia. Esatto. Poi incredibile Ring of Honor Six Man Tag Team Championship, The Embassy con Brian Cage e Liana e Bishop, che hanno sconfitto Dalton Castle e The Boys. Vabbè, questo era abbastanza scontato. Brian Cage è tornato dopo mesi che non lo usavano più e l'hanno fatto vincere. Beh, meno male, perché altrimenti quello se ne va e perdete un Brock Lesnar like. Poi incredibile Ring of Honor Pure Championship, Wheeler Yuta, madonna mia, te lo ricordi su il match che ha fatto Yuta inizio anno? Mamma mia, contro Moxley, incredibile. Ha sconfitto Daniel Garcia, quindi è tornato il Pure Championship, il Pure Champion, diciamo, ecco. E match tecnico incredibile, pazzesco, fanno delle prese incredibili, un sacco di colpi con l'elbow, incredibile. E ci dispiace per Garcia, perché Garcia è pazzesco, e vogliamo vedere altri incontri con Daniel Bryan. Però aiuta, è tanta roba, ragazzi, che dovete fare. Poi, gli ultimi tre incontri incredibili, Samoa Joe, Ring of Honor Television Champion contro, ha sconfitto Juice Robinson. E vabbè, insomma, Samoa Joe campione, perché dai, del 2022 vorremmo insomma che le cose cambiassero, ma insomma vogliamo bene a Samoa Joe. E poi Juice Robinson, mio Dio, ha un fisico della madonna, vero sus, madonna, ve lo ricordate in NXT com'era? Da quando stai in New Japan e Bullet Club, hai visto che fisico, madonna. Ah, c'ha degli abs pazzeschi, mamma mia, complimenti. E però ha perso, quindi succhia, che devi fare. Poi, gli ultimi due incontri, però vogliamo prima dire il main event e poi vi diciamo il nostro match preferito, che è un match incredibile. Ring of Honor World Champion Claudio Castagnoli, cioè Cesaro, ha sconfitto Grizzly, che è tornato campione in tutti i campioni nuovi, questo chissà che vorrà dire. Forse che Ring of Honor vuole cambiare... E quindi dai campioni nuovi ci sarà una nuova epoca di Ring of Honor? Non lo sappiamo, però tutti i titoli sono cambiati praticamente, quasi tutti. E quindi Claudio Castagnoli ha sconfitto Chris Jericho e siamo contenti. Il povero Cesaro, fatelo vincere sto povero Cesaro, vero sus. Ma l'incontro è stato molto figo e più che altro lo spot finale incredibile. Esatto, quando ha preso Chris Jericho per 30 volte, non so come cazzo ci sia riuscito, dopo 3 volte a me girerebbe la testa. Lui l'ha fatto per più di 30 volte e poi ha vinto l'incontro. Non ci ricordiamo se l'ha vinto con la sharpshooter o l'ha schienato. Cavolo, metti in editing che non mi ricordo questa cazzata. Non mi ricordo il finale, mannaggia, vero sus. E troppa roba ci abbiamo in testa, è vero, troppa roba. E poi il nostro match, vabbè, questo match è incredibile. Il Dog Collar Match Ring of Honor Tag Team Champion, i Briscoe contro FTR. Questo 5-star match class, Dave Meltzer, metti 5 stelle a tuo incontro.
Questo è il terzo incontro che fanno e ogni match è incredibile. Cazzo, questi due team hanno una chemistry incredibile. Questo è stato, vabbè, forse, non so se è il migliore di tutti. Il primo pure era tanta roba, poi ce ne hanno fatto il secondo qualche mese fa e questo è il terzo. Non lo so, però questo è incredibile. Cioè, si sono proprio distrutti con le sedie e le catene. E quindi puntavano molto a dividere i Briscoe, perché se i Briscoe stanno insieme, insomma, ve corcano. E hanno usato le catene incredibili, questo spot dove usavano la catena così, in questo modo incredibile, saltavano da terza gol, pam, incredibile. E poi addirittura si è sentito una frase di, mi sembra che Dash diceva a quell'altro degli FTR, uccidilo, madonna mia, insomma, per carità è tutto fake ovviamente, però insomma ci stava tantissimo, hanno usato le catene e poi alla fine i Briscoe hanno vinto, e sono di 13 volte, Cameron confermaci questa cosa, campioni tag team incredibile, un match incredibile, veramente da vedere, vedetevelo, un po' violento, però insomma, se vi piacciono le cose un po' sanguinolente, vedeteveli incredibile. E niente, mi sa, abbiamo detto tutto. Eh sì, abbiamo detto tutto. Vabbè, niente. Spero vi sia piaciuto questo secondo video del wrestling. Se vi piacciono, noi li faremo. Ovviamente non li faremo su tutti gli episodi settimanali, perché insomma, non, insomma, questo canale non portiamo anche altro oltre al wrestling. Ma dato che noi siamo incredibili campioni, dobbiamo fare le cose. Che campioni siamo altrimenti. Esatto. E quindi niente, il prossimo video del wrestling probabilmente sarà... sì, sulla Royal Rumble probabilmente. Prima non ce ne viene in mente qualcuno. A meno che non succeda però qualche news incredibile, tipo se... non lo so, vedrete. E niente, noi vi ringraziamo. Vi saluta con le sue non mani. Cameraman saluta. E niente, noi ci vediamo al prossimo video incredibile. Ci vediamo prossima settimana o domani. Non lo so, non so più niente. Sono fuori di testa. Alla prossima.